Ciao YouTube, eccoci qui con un nuovo video interattivo e siete sul canale Tarocchi Evolutivi. Tarocchi Evolutivi tutto attaccato, non so se ci avete fatto caso, ma l'ho messo attaccato perché ho visto che c'è una mia collega, chiamiamola così, che ha lo stesso titolo, Tarocchi Evolutivi. Allora, siccome lei ho visto che l'ha staccato, le due parole sono staccate. Io le ho messe vicine, le ho messe attaccate in modo che così ovviamente ci distinguiamo, ok? Allora, e innanzitutto ringrazio sempre chi mi segue e ringrazio ovviamente invece chi passa questa sera per il mio sul mio canale. Io sono Claudia. E mi occupo di tarologia intuitiva ed evolutiva, canalizzazioni e anche autoanalisi della ruota, che praticamente è un metodo, uno strumento per molto molto profondo, molto introspettivo e molto dettagliato per vedere come poter raggiungere un obiettivo. È un tipo di diciamo, questa si può fare solo privatamente perché richiede appunto l'interagire con l'altra persona, e, mentre tutto il resto ovviamente si può fare anche con gli interattivi. In descrizione troverete ovviamente i miei contatti. Allora, stasera andremo a vedere la persona di vostro interesse che cosa farà nei vostri confronti. Dunque, faremo solo due varianti e ho scelto come testimoni la frutta. Quindi, prima variante il limone e seconda variante la mela. Ok? Userò gli oracoli, userò sempre dei Radiant Arts, userò anche solo gli arcani maggiori e poi ovviamente tutte le carte per approfondire e quindi vi lascio scegliere appunto fra il limone e la mela. Ok? Allora io inizio dal limone, quindi togliamo la mela. Limone prima variante. Allora vediamo subito le energie di questa persona, per la persona scelta da coloro, per la persona di quelli che hanno scelto la prima variante, cioè il limone, andiamo a vedere le energie di questa persona. Andiamo a vedere le energie della persona a cui pensano coloro che hanno scelto la prima variante, che è quella del limone. Andiamo a vedere una è caduta, le energie della persona a cui pensano quelli della prima variante, quella del limone. Allora, due sono cadute. Allora, vediamo un po' in che energia è questa persona. Scambiarsi doni, l'isola del tesoro e messaggio in bottiglia. Allora, direi che da queste carte si evince ovviamente che questa persona avrebbe intenzione, ovviamente, c'è cioè addirittura il messaggio in una bottiglia, di comunicarvi qualcosa. E addirittura c'è la carta dello scambiarsi i doni, quindi oltre che diciamo una comunicazione, ci sarebbe proprio anche il desiderio, insomma, di uno scambio, un bello scambio fra di voi, con l'isola del tesoro. Quindi diciamo che le energie di queste carte, delle carte degli oracoli, sono energie positive, diciamo, nei vostri confronti. Andiamo a vedere adesso cosa ci dicono invece gli arcani maggiori? Cosa ci dicono gli arcani maggiori? E poi ovviamente andiamo ad approfondire con anche gli arcani minori. Allora,
andiamo a vedere qualcosa, andiamo a sapere qualcosa di più su questa persona, cioè sulla persona a cui stanno pensando coloro che hanno scelto la prima variante, che è quella del limone. Mischio un po' perché erano ferme da un po' solo gli arcani maggiori, quindi li voglio mescolare bene. Allora, per la persona a cui pensano coloro che hanno scelto la prima variante. Allora, prenderemo Allora, dunque sì, anche diciamo gli arcani maggiori, che sposto così magari vedete un po' anche voi, confermano questo ritorno, cioè il carro addirittura il giudizio, che è proprio la carta del ritorno, del risveglio. C'è una componente, c'è il diavolo, c'è la carta del diavolo, quindi c'è una componente o di dipendenza reciproca o comunque una persona che vi sta pensando molto anche diciamo dal punto di vista fisico e comunque è in assoluta evidenza questo movimento verso di voi. C'è il messaggio in bottiglia, lo scambiarsi di doni, il carro, la carta del giudizio, del risveglio, del ritorno. Quindi, insomma, l'unica componente un po', diciamo, non negativa assolutamente, però un po' ambigua, chiamiamola così, è la carta del diavolo, che appunto denota che o c'è una dipendenza appunto reciproca fra di voi, oppure è proprio la persona che vi sta pensando, a cui appunto state pensando anche voi, che vi pensa in maniera abbastanza ossessiva. Ok, adesso andiamo ad approfondire sotto queste carte, andiamo ad approfondire con tutti i tarocchi. Andiamo ad approfondire perché c'è la carta del diavolo. Perché c'è la carta del diavolo? Perché allora, dunque, questa persona, beh, c'è anche addirittura la ruota della fortuna. No, è proprio desiderosa questa persona. Io non so magari come che rapporti siete, ognuno poi siete in tanti, quindi ognuno poi sa, conosce la propria situazione. Comunque, qui viene fuori che questa persona ha un desiderio di giustizia. Addirittura ci sono sotto il diavolo altri due arcani maggiori, la giustizia e la ruota della, fortuna. Quindi significa che praticamente questa persona ha un desiderio di giustizia, di riparare quello che magari si è rotto fra di voi e di iniziare un nuovo ciclo, ok? Questa carta insieme al diavolo potrebbe anche dire per alcuni di voi che è un qualcosa fra di voi un po' ciclico, che si ripete, cioè un andare e tornare di questa persona, questo per alcuni di voi, non per tutti ovviamente, però mi dicono, le carte mi dicono anche questo, perché il diavolo e la ruota insieme mi dicono anche questa cosa. Allora, andiamo a vedere invece perché c'è il carro. Andiamo a vedere perché c'è il carro. Perché c'è il carro? Allora, c'è l'appeso al contrario e poi c'è il re di spade. Allora, cosa significa? Significa che questa persona,
L'appeso al contrario vuol dire che appunto ha terminato questo periodo in cui si è voluto fermare per valutare probabilmente la vostra situazione o valutare anche guardarsi dentro e quindi decide appunto, sta decidendo di muoversi col carro verso di voi. È una persona che appare, almeno un aspetto di questa persona, molto mentale, molto radicata e molto razionale, appunto, molto mentale, molto razionale, ben radicata, che è un po' rigida, ma anche con certe rigidità e che però, insomma, quando decide una cosa, di volere una cosa, di solito la ottiene. Questo è un po' l'aspetto che viene fuori di questa persona. Adesso andiamo a vedere perché c'è la carta del giudizio, cioè la carta del ritorno, di questo risveglio, di questo punto di svolta. Andiamo a vedere perché c'è la carta del giudizio. 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 Allora, è tornato di nuovo fuori il diavolo, eh? È tornato nu di nuovo fuori il diavolo. E di nuovo il re di spade. Allora, ragazzi, questa è una persona, diciamo che per molti di voi, questa è una persona. Potrebbe, anzi, diciamo, per alcuni di voi potrebbe essere una persona un po' tossica, perché il diavolo che esce due volte mi dà un po' quest'idea. Rafforzata poi da questa rigidità, da questa persona così molto razionale, molto fredda, mi dà proprio questa impressione, una persona che un po' manipolativa, cioè una persona che difficilmente si lascia andare completamente, ok? Questo per molti di voi. E comunque il ritorno c'è sicuramente, questo è in dubbio, però attenzione appunto perché c'è questa componente appunto secondo me un po' manipolativa per molti di voi che è abbastanza evidente, ok? Allora, questa era la prima variante. Sappiatemi dire nei commenti, ok? E passiamo alla seconda variante che è quella della mela. Allora, seconda variante che è quella della mela. Allora, la vedete la mela? Sì, seconda variante, ok. Adesso scusate, ma devo fare così perché allora giudizio e poi sto prendendo delle carte dalla prima stesa. Allora, e il carro, ecco, no, perché sto sistemando gli arcani maggiori da una parte sola. Allora, seconda variante della mela. Allora, andiamo a vedere la persona a cui state pensando. E in che energie è, ok? Allora, vediamo le energie della persona a cui pensano coloro della seconda variante. Vediamo le energie della persona a cui pensano coloro della seconda variante, che è quella della mela. Le energie della persona a cui pensano quelli della seconda variante, le energie della persona a cui pensano, ne sono uscite addirittura 5, mamma mia, e noi le vediamo tutte. Allora, benedetti. Secondo le regole,
Tic-tac, sinfonia incompiuta, il vento cambia direzione. Allora, la prima cosa che mi viene da dire rispetto, diciamo, a coloro della, a quelli della seconda variante è che c'è una forma di protezione nei vostri confronti, di benedizione, comunque vadano le cose. O altra interpretazione è una relazione protetta, ok? Che viene come che, destinata, che viene dall'alto. Quindi ci sono, diciamo, queste due interpretazioni perché siete in tanti. Poi, altra cosa, qui c'è praticamente, è come che questa relazione, ovviamente ognuno di quelli della seconda variante conosce la propria situazione, però è come che quello che proprio mi viene subito da dire ci sia un qualcosa che si è interrotto in maniera brusca e che quindi mi dà questa sinfonia incompiuta, cioè come se non sia stato possibile compiere quello che si doveva compiere o quello che era un po' predestinato. C'è il tic tac, c'è appunto il tempo che scandisce questa, questo momento di diciamo separazione, e poi mi dice che il vento però cambia direzione. Adesso andiamo a vedere ovviamente che direzione cambia il vento, no? Da che parte va. La carta, secondo le regole, che non l'ho detto, scusate, è abbinata alla carta Benedetti, alla carta Benedetti, è come che dica che tutto avverrà secondo già quello che è già stabilito dall'alto, ok? Quindi ribadisco e confermo che c'è una specie di protezione o di benedizione o nei vostri confronti, di chi ascolta in questo momento, o di entrambi, cioè della relazione. Adesso andiamo a vedere appunto, visto che c'è appunto la carta del vento che cambia direzione, vediamo in che direzione cambia. Quindi andiamo a vedere solo con gli arcani maggiori. Adesso andiamo a vedere che informazioni appunto abbiamo su questa persona. Solo con gli arcani maggiori, ne sceglieremo tre. Due sono già caduti e andiamo a vedere con un'altra carta, per favore, se no la scelgo io. Vediamo se cade da sola o se devo prenderla io. Ok, la prendo io. Bene, allora, la ruota, la morte e la stella, bellissime, bellissime. Allora, il vento cambia direzione in positivo, ovviamente. C'è proprio un nuovo ciclo che si apre dopo una grande trasformazione che c'è stata di questa persona che vuole ricucire e vuole proprio la guarigione della vostra relazione, vuole chiarezza, vuole una rigenerazione. Ci sono appunto le due anfore, no? Che diciamo entrano fuori, fanno entrare fuori uscire l'acqua, quindi una alchimia, ok? Quindi queste sono veramente delle bellissime carte. Adesso andiamo ad approfondire con tutti i tarocchi, i tre arcani maggiori, e quindi chiediamo perché c'è la carta della ruota. Chiediamo perché c'è la carta della ruota. Allora, la carta della ruota, ecco, vedete, c'è appunto questa persona a cui voi state pensando, c'è un 4 di coppe e un 9 di coppe. Praticamente questa persona ha paura di perdervi fondamentalmente, e vuole quindi
assolutamente avere successo e stringere con forza, insomma, quello diciamo su cui aveva investito. Andiamo a vedere adesso perché c'è la carta, perché c'è la carta della morte, perché è uscita la carta della morte. Allora c'è l'otto di spade e il 6 di spade, quindi la trasformazione che questa persona ha avuto è proprio il passaggio dall'otto di spade al 6 di spade, ovvero da un momento di prigionia mentale in cui si trovava e da cui non riusciva magari a uscire, anche se in realtà i lacci, no, di questa carta, di questa persona, non è legato alle sbarre dietro, no? Quindi in teoria potrebbe anche slegarsi, però questa persona si sentiva comunque imprigionata. Però passa da un 8 di spade a un 6 di spade, cioè passa al desiderio di andare per acque più tranquille, di andare verso un periodo più tranquillo. Ok, vediamo adesso perché è uscita la carta della stella, che è una bellissima carta, la carta della stella, molto molto bella, è una delle carte più belle degli arcani maggiori. Allora, perché è uscita la stella? 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 Wow! Bellissimo, ragazzi, tre arcani maggiori, tre arcani maggiori. Allora, qui praticamente mi dice che voi siete un'imperatrice in questo momento. Avete dentro di voi la massima potenzialità ispiratrice e ispirate anche gli altri. E lui sente questa cosa, lui sente questa vostra energia, questa vostra bellissima energia. E addirittura lui viene fuori anche come papa, no? C'è questa proprio connessione, ok? E viene fuori questa connessione con voi. Questo mi fa la stella, ma soprattutto la carta del papa, che ha anche proprio il significato di una connessione profonda e spirituale, mi conferma che c'è come qualcosa dall'alto, la carta che appunto dice Benedetti, riguardo a voi due in particolare a questo punto direi, c'è come una forma proprio di protezione, come se foste, almeno per alcuni di voi, come se foste un po' destinati, ok? Quindi sono carte bellissime e proprio belle, belle, belle. Che dire, seconda variante, meglio di così, io proprio non so cosa dire. E allora, mi raccomando, sappiatemi dire nei commenti se vi siete ritrovati, se vi è risuonato qualcosa, perché magari non tutto vi è risuonato. E iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina così. Ovviamente, sarete al corrente di tutti gli altri video che io pubblicherò. Vi saluto e alla prossima. Ciao!